La scuola, l'infanzia e la città, cornici e pratiche di una relazione delicata. È questo il nome scelto per la giornata di confronto ed approfondimenti tra i soggetti protagonisti della scuola, coloro che la vivono più da vicino. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino sono venuti dirigenti scolastici, docenti, famiglie degli alunni, operatori delle associazioni ed enti del sociale che sono a contatto quotidianamente con l'ambiente scolastico. È un segnale positivo perché è vero che la mia è una scuola di frontiera nel pieno centro bello di Napoli, però è anche vero che è una dimostrazione continua che ce la si può fare, di positività, di mancanza di alunni dispersi o perlomeno sono pochi, di un'attenzione a quelli che sono, come devo dire, i caratteri dell'alimentazione, del benessere, della legalità. Cioè, io credo che tutto sommato la nostra esperienza può dare speranza a una scuola che abbia un futuro in questo paese in assoluto. Poi diciamo a metà consiliatura possiamo vantare di essere riusciti a salvare comunque gli asili e la scuola materna napoletana, di non aver privatizzato, sfidando, e non c'era nessuna sicurezza riguardo la Corte dei Conti sull'assunzione delle maestre. Poi abbiamo vinto perché la Corte ha riconosciuto la costituzionalità, il diritto prevalente allo studio rispetto al mantenimento del patto di stabilità. La scuola interessa tutti e come interessa tutti accoglie tutti i disagi oggi. Quindi il problema è complesso, è aggravato dallo stato di confusione mentale del nostro Ministero, che emana continuamente provvedimenti come quelli sui bisogni educativi speciali, che sono nella forma perfetti, nella sostanza sono ingestibili senza una organizzazione strutturale di tutto il contesto. Il titolo quinto della Costituzione prevederebbe una governance partecipata della scuola tra Stato, quindi ufficio scolastico regionale, regione e comune. Purtroppo o per i limiti della politica o per difetti strutturali dell'organizzazione della macchina burocratica questo non è avvenuto. Abbiamo bisogno assolutamente in tempi di crisi di fare sistema, di stringere e di lavorare non soltanto su progetti parziali ma su una visione della scuola che sia condivisa a livello statale, regionale e comunale. Questo ancora non c'è, ci dobbiamo lavorare. I lavori dureranno per l'intera giornata. Ci si aspetta di far emergere idee e proposte da trasformare poi in politiche locali a sostegno della scuola. Il problema è proprio questo: il Comune di fronte ai tagli ha avuto due tipi di reazioni. Primo quello di difensiva della scuola pubblica, e dall'altro alzando la voce per quanto concerne la possibilità di finanziamenti da parte del centro, perché il problema è tutto lì. Se lo spazio scuola è il luogo fondamentale in cui almeno tutte le giovani generazioni trascorrono gran parte della loro vita, forse il maggior tempo rispetto ad altri, allora è assurdo che dal 2009 non esiste un piano di programmazione di interventi edilizi che sia degno di questo nome. L'idea è che non si può fare scuola e non si può costruire una politica della scuola senza ascoltare tutti i soggetti che ne sono coinvolti. Gli attori sono molteplici.